sì. La terra mia è proprio una bellezza, tutto sto verde, laghi, la natura, la freschezza. Una gioia che mi fa bene il sorriso in faccia, belli castelli e belle amici, canto su sta danza. Orgoglioso d'essere nato qua, nei castelli romani. Niente da invidiare a Roma e manca lì romani. Per verde che c'è intorno me la fa piare a... Per questa nuova video Ecoballa ci troviamo di nuovo nel centro storico di Albano, su via San Filippo Neri, a due passi dal rinomato tridente seicentesco nei pressi di piazza San Paolo e da circa 200 metri dalla sede del comune d'Albano. Una via storica che è chiusa al traffico dall'inizio del 2011 a causa non solo dello stato di abbandono e fatiscenza in cui si trovano alcuni palazzi che stanno proprio su questa stessa via, in questo stesso quartiere San Paolo, e che costituiscono un rischio per l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, ma anche per il ritrovamento di nuovi reperti archeologici che non sono stati ancora oggi sistemati. Ancora non c'è di fatto ad Albano un piano per il recupero, la riqualificazione e valorizzazione del centro storico. Proprio qui si trova una micro impresa locale nata 3 anni fa grazie al contributo dei finanziamenti pubblici, un bistrò bio ed ecosostenibile che tratta vegetariano, vegano e celiaco, le bioalchimie. Bistrò che utilizza solo prodotti biocertificati a chilometro zero, realmente a chilometro zero, e che di fatto, oltre a non produrre spazzatura indifferenziata ma solo umido o organico, non produce anche alcuna emissione in atmosfera. E che per finire mette a disposizione dei propri clienti solo prodotti di altissima qualità alimentare, insomma una vera e propria eccellenza del settore. Eppure, nonostante sia stato segnalato più volte alle autorità competenti che questa attività alimentare non produce spazzatura indifferenziata, è costretta comunque a pagare regolarmente per intero la tassa sui rifiuti urbani, esattamente come chi invece, privati cittadini e attività commerciali, fa tutt'altro. Perché le autorità competenti non ne tengono conto e non intervengono? Per cercare in ogni caso di capire meglio l'etica e la filosofia delle bioalchimie di Albano, abbiamo pensato quest'oggi di sentire Debora, la titolare. Eccola qui, è tutta per voi. Ciao, sono Debora, titolare delle bioalchimie insieme al mio compagno Lucio. Attività di ristorazione, un bistrò appunto con cucina 100% biologica, nata ad Albano nel 2010. Con un progetto con finanziamento pubblico, questo mi piaceva sottolinearlo perché diciamo, siamo stati fra pochissimi ad ottenere un finanziamento pubblico proprio per l'idea che è nata come alternativa e innovativa sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista proprio imprenditoriale, ovvero la nostra idea è stata quella di essere una piccola, piccolissima impresa. Una microimpresa? È proprio una microimpresa che avesse diciamo, come obiettivo quello di offrire così appunto del cibo di altissima qualità, molto selezionato, a tutti coloro che, tra virgolette, erano discriminati dal mercato della gastronomia, diciamo, il che in particolar modo ci concentriamo sui vegetariani, sui vegani, sugli intolleranti al glutine, ma diciamo chi soffre di intolleranze varie o di problematiche alimentari o semplicemente per chi vuole mangiare prodotti di altissima qualità, cucinati in una certa maniera. Biologico certificato. Biologico certificato, adesso diciamo l'azienda infatti nasce, è 100% biologica, cioè tutti i nostri prodotti, diciamo appunto dalla sale fino appunto tutti, dal più minuzioso al più complesso, diciamo appunto sono biologico certificati. E in particolar modo il fresco, noi ci teniamo a sottolinearlo, il fresco diciamo è fornito dalle aziende del territorio, ma del territorio veramente vicino. Chilometro zero, vero, non quello tanto decantato a volte. È importantissimo, questa è una cosa che noi sottolineiamo e lo diciamo a tutti i nostri clienti, a parte che chi frequenta il sito lo conosce, noi abbiamo la voce fornitori dove ci sono scritti tutti i nostri fornitori, nomi, cognomi, indirizzi, siti, e i fornitori che abbiamo scelto, ci abbiamo impiegato quasi un anno, perché non è stato facile trovare dei fornitori che fossero biologico certificati, ma veramente, perché la certificazione in Italia è un po' una beffa, insomma, perché certo, come funzionano un po' tutte le cose, basta pagare, io ti do la certificazione, certo, mi paghi di meno, ti tolgo un'analisi, quindi non è stata facile trovare delle persone che seguissero veramente, siccome conosciamo le leggi sul bio, un minimo di informazione l'abbiamo fatta per poter selezionare le aziende. La nostra azienda più vicina è a 15 km per il fresco, martedì e giovedì si va a fare il punto di rifornimento, un'altra del fresco sta sulla Pontina e poi anche il secco cerchiamo di lavorare sui distributori locali proprio per dar e valorizzare le capacità imprenditoriali diciamo appunto del territorio.
e diceva appunto non è stato facile trovare le aziende, oltre nel rispetto del biologico vero, anche per l'etica del lavoro, perché non è soltanto essere biologico certificati, io faccio bene il territorio però poi sfrutto le persone. Esattamente. Perché il lavoro va rispettato in tutti i sensi, cioè che ci sia un contratto, che ci sia appunto un valore aggiunto della persona, come tu stai curando bene quella piantina, va curata bene anche la persona che la cura quella pianta. Cioè ci deve essere tutto un discorso armonico della filiera. Un'etica a 360 gradi. A 60 gradi, assolutamente. Noi ne abbiamo scartate diverse, sia per alcuni motivi dove il biologico era in contraddizione con delle nette presenze di amianto, per dirti, avevamo certo. Tetto in amianto, tu hai il biologico certificato, ma col tetto in amianto io ho dei dubbi, certo. Capito? Oppure quando vedi appunto come vengono, cioè, sfruttate, tra virgolette, appunto le persone, perché stai un paio di giorni, torni, guardi, ti informi, parli anche con le persone e ti rendi conto che non tutto è, diciamo, oro quel che luccica. Poi sapete, insomma, col biologico bisogna stare attenti di questi tempi, la fregatura sta sempre dietro l'armo, certo. Veramente, quindi insomma occhi aperti. Non per niente i nostri fornitori sono pubblici, cioè come lo possiamo prendere noi la roba, la potete prendere pure voi, in maniera tale che ci si tiene tutti sotto controllo. Una trasparenza totale. Totale, cioè okay. Voi tenete sotto controllo noi per i prezzi, certo. E insieme possiamo tenere sotto controllo il fornitore, insomma. Perfetto. In modo da tutto è rintracciabile. Ci accompagni dentro allora? Va bene, te grazie. A proposito appunto di cucinato fresco e cucina tra virgolette vegetariana, questo è un buffet tutto vegano. Come vedete l'offerta di oggi, insomma, anzi l'offerta di oggi è ogni giorno più o meno cambia, però la quantità è sempre la stessa. Vedete appunto 8 combinazioni tra vegetali, zucchine, un'insalata fresca, la cipolla rossa, cucinate di maniera adeguata chiaramente, perché è un prodotto di altissima qualità, quindi anche le tecniche di cottura devono essere coerenti, altrimenti brucio tutto il lavoro che è stato fatto precedentemente, certo. Dal coltivatore e dal lavoratore della terra. E quindi poi appunto ci sono diverse offerte, completa dal punto di vista nutrizionale, qui c'è anche il riso, qui ci sta la polenta, qui abbiamo per esempio i ceci, oggi ogni giorno, ogni due giorni cambiano appunto i legumi, e una vellutata di foglie di broccolo, perché qua si usa la cucina del riciclo, sì. Tesi? La cucina del riciclo vuol dire zero scarti, ok? E questo riguarda tutte le cose, perché è un discorso interessante da fare, sarebbe appunto sulla cucina del riciclo, su come non scartare le cose o su come cercare di reimpiegare quelle che non vengono utilizzate per un determinato scopo, ma provare ad utilizzarlo per qualcos'altro, quindi in questo senso appunto il riciclo. E per cui abbiamo pochissimo scarto, e quel poco di scarto che abbiamo è biologico, certificato, di altissima qualità, un po' me lo porto a casa io, un po' io lo metto da parte, per chi vuole venirsela a prendere. Anzi, vi do un consiglio, se volete venire, abbiamo dello scarto bio che io metto da parte. Per le compostiere domestiche. Per le compostiere domestiche. Perfetto. Perché in genere lo scarto che voi prendete dal supermercato contengono sempre più o meno delle aggiunte chimiche, di sermatico. Questo è uno scarto puro, insomma, quindi potete... Allora, questa è la cucina delle bio, come vedete è una cucina molto grande, che è praticamente uguale alla zona della somministrazione, perché ho bisogno di tantissimo spazio per lavorare appunto bene, non buttare solo perché appunto devo fare spazio, tanto che, come vi dicevo prima, la raccolta io la differenzio all'interno del mio locale, anche se qui esattamente via San Filippo Neri 16 ad Albano la raccolta differenziata non c'è, ma io la differenzio da 3 anni, cioè da quando ho aperto, il che vuol dire differenziata. Qua, come vedete, ci sta lo scarto alimentare, questo è lo scarto alimentare mio di ieri e di oggi. 2 giorni, quindi sì, un'attività, guarda, commerciale. Questo è un tappo, sì, che io devo mettere da parte, ho sbagliato. Questa è stata un'attività commerciale, questi sono gli scarti in plastica che io metto da parte, i tappi come vedete non ci sono perché già c'è qualcuno che se li porta via, okay. Dopo delle carazzelle, e poi se io cerco di tenere, diciamo, gli scarti più puliti possibile, perché ogni tanto trovo qualcuno che si porta via la plastica perché la riutilizza, la ricicla, anzi faccio qui un appello, se qualcuno è interessato io sono disposta a pulire, tenere pulita, asciugato come volete voi, e vi portate via la plastica, ve la porto io e la venite a raccogliere qua come volete. Per finire appunto lo scarto, questo è sempre uno scarto di tutta la giornata tra ieri e oggi, qua ci sono quello che potete vedere. Ma io mi ritrovo a pagare esattamente come un locale che su 74 metri quadrati ha 40-50 posti, io ne ho 12, e fanno appunto scarti di ogni genere perché hanno anche semilavorati, io non ho semilavorati perché io lavoro solo la materia prima. Non ho vetri perché quel poco vetro che ho lo conservo per l'asporto, in modo tale appunto che lo riciclo e le persone se lo portano a casa o me lo riportano, insomma, che io poi lo lavo e lo riciclo, certo. Ugualmente ho l'asporto biodegradabile, in modo tale che le persone possano farlo a pezzettini e metterlo nell'umido, così non hanno poi problemi di... ho cercato di lavorare su questo.
E mi ritrovo, nonostante io ho pochissimi scarti, ho parlato pure col comune, ma mi hanno detto che questa è la legge, io ho degli scarti che accumulo gli stessi scarti che potrebbe accumulare una pizzeria o un ristorante di 40 posti, li accumulo in due settimane, anziché in un giorno, cose di questo genere. Non ho oli di scarto perché non faccio fritture, quindi non ho il problema di smaltire gli oli. Io uso olio per stagionare, certo, l'olio crudo, perché il mio tipo di cucina non prevede fritture, quindi non prevede scarti di questo, okay, genere. Quindi tu paghi, sì, paghi come tutti gli altri, nonostante c'è un'estrema attenzione sul settore. Ma io ho 12 posti a sedere, quando ci sono tutti 12 posti faccio festa prima di tutto, certo, chiaramente, ma ne ho 12. Cioè ho 4 tavoli, come vedete, in tavola, però mi ritrovo a pagare, io personalmente ancora non ho pagato niente, devo essere sincera, perché appunto voglio vedere, voglio capire insomma come vanno, okay, le cose, poi è chiaro che ti ritrovi tutti contro, però insomma io voglio cercare di approfondire questa cosa perché non la ritengo giusta. Ecco, poi l'ulteriore attenzione è, diciamo, i fumi in atmosfera. Abbiamo lavorato molto con la base, qua con il quartiere, abbiamo fatto un progetto insieme, abbiamo portato al comune, all'ASL, perché non volevamo nessuno che la zona fosse inquinata da fumi, da scarti, per cui abbiamo fatto un lavoro di canna fumaria, come puoi vedere, sì, doppia coibentatura, cioè è pazzesca, cioè ho speso un sacco di soldi, ma sono contenta perché il mio obiettivo è un altro, è quello di dare all'impresa una ventata di novità, di innovazione che sia ecocompatibile. E come vedete, adesso vi faccio vedere all'esterno, io non ho la canna fumaria ma ho gli scarichi direttamente in atmosfera perché viene fuori vapore acqueo. A parte che appunto faccio un tipo di cucina che non mi dà fumi, però c'è un sistema di filtraggio interno al forno e alla cappa che mi consente appunto aria pulita. Okay. Io non inquino. Quindi emissioni in atmosfera zero, sì, rifiuti pochissimi. Praticamente zero. Però e qualità alimentare eccellente. Alta, sì, ma io sono trattata come... Però, quest'è, capito? Però io cerco di regolarmi anche in base alla coerenza del comune. Niente, come saluto finale ci teniamo a sottolineare i nostri muri da riempire, sono sostanzialmente vuoti, però ogni mese e mezzo presentiamo opere o sculture. Chiunque voglia presentarsi per esporre le proprie capacità artistiche che sente di avere, noi non facciamo differenza, perché noi ci hanno dato il locale e diamo la possibilità di diffondere energie creative, culturali, perché tutto fa cultura. Ok, quindi gli artisti dei Castelli Romani lo sanno, possono venire qui da te. Ogni mese e mezzo ci si mette in coda, chiaramente si dà sempre lo spazio ai nuovi e poi si ricomincia nel giro. Io tengo tutto il segno, diciamo, delle persone che sono venute qua. Allora, grazie mille per l'ospitalità, in bocca al lupo per il progetto. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Tutto sto verde, laghi, la natura, la freschezza, una gioia che mi fa bene il sorriso in faccia, vedi Castelli e bella bici canto su sta danza, orgoglioso d'essere nato qua dei Castelli Romani, niente da invidiare a Roma e manca lì Romani, e il verde che c'è intorno me la fa piare a bene.